il doppiaggio è una parte del lavoro dell'attore. Esistevano anche attori straordinari negli anni 40-50 che non riuscivano a fare doppiaggio perché non andavano a sync, perché noi siamo una fotocopia, non siamo dei creatori, non stiamo su un palcoscenico o su un set, no? Siamo noi di persona, e quindi se non ci siamo noi non c'è niente. Lì già è stato fatto, qualcosa è già stato fatto. Noi dobbiamo cercare di fare una cosa che faccia meno danni possibili. Adesso va di moda pure questa cosa di rifare i suoni americani, no? Che è una cosa che fa schifo, perché in Italia non è che noi diciamo sono tornato! Ma guarda, ma chi? In quale manicomio? Che non è possibile, no? Quando, qualora voi avrete la possibilità di poter cominciare questo mestiere, non andate a fare il monologo di You Before Millie, come cavolo, è quello che avete, il provino che avete fatto. Me Before You. Me Before You, il provino che avete fatto, perché quelli sono protagonisti. Andrete a fare dei brusii, dei piccoli ruoli, delle piccole cose. Quindi è fondamentale anche imparare come si fa un brusio, come si fa una piccolissima parte, che quelle sono le più difficili, queste piccole parti. Tutte queste piccole parti vanno a formare il protagonista. Salve a tutti ragazzi, benvenuti al corso di doppiaggio di Scuola Cinema Sud. Vi auguro un ottimo lavoro, impegnatevi e vedrete che raccoglierete tanti tanti frutti. Un abbraccio, ciao!